Ciao bellezze, eccomi tornata con un video. Allora, in questo video mi è appena arrivato il pacco dei regali di compleanno del mio ragazzo, da parte del mio ragazzo. Infatti, ieri è stato il mio compleanno e lui mi ha chiesto cosa volessi e gli ho chiesto una cosa che adesso andremo a vedere insieme. Vi lascio il sito nel box informazioni perché ho acquistato da Amazon. E vi lascio un po' tutte le descrizioni, link sempre nell'info box, ragazze. Quindi mi raccomando, leggetelo. Su Instagram ho già pubblicato qualche foto solo dello scatolo chiuso perché, come vedete, è ben chiuso. E adesso andiamo ad aprire e vedere cosa c'è all'interno e se c'è tutto. Allora, intanto, qui ho cercato di coprirla meglio l'indirizzo e sì, sono sul letto, quindi un po' alla Jill Watson questo video. E la camera mia è un po' disordinata perché stiamo facendo dei lavori in casa e il treppiedi non so dove sia, quindi devo rompere tutto quanto. Mi sa che faccio prima a rompere e poi a farvi vedere. Impresa ardua, ma ce l'abbiamo fatta. Volevo ricordarvi che l'ordine, sì, non ve l'ho detto ancora, l'ho fatto martedì sera e mi è arrivato oggi che è giovedì e sono appena le 2. Quindi abbiamo aperto il pacco, sarà un regalo un po' così, ed è il bellissima Imetec Face Cleansing. Adesso devo tirarlo fuori, il che è particolarmente complicato sempre con una mano. Devo dire che i pacchi di Amazon io li amo perché sono davvero davvero imballati bene. Per chi sapesse, anche la Filofax l'ho portata lì, quindi è un po' un casino. Ragazze, mi blocco un attimo, apro e vi faccio vedere. Ed eccolo qui. Allora, innanzitutto, io come avete visto su Instagram avevo la spazzolina dell'Avon con cui mi trovo bene, non è che non mi trovo bene, però questo oggetto in particolare, ma non solo questa marca, ho visto su Amazon varie eccezioni anche di alcune marche meno costose, cioè davvero molto molto easy, al prezzo accessibile. Però a questo io facevo la corte che era parecchio tempo, infatti mi ero ripromessa che se avessi ricevuto soldi a sufficienza, vabbè che l'ho ricevuto lo stesso, però l'avrei acquistato almeno se qualcuno non me l'avesse regalata. Infatti poi il mio ragazzo me l'ha regalato perché sapeva che lo volevo e adesso non so dove aprirlo, ragazze. Però intanto vediamo la scatola, va anche meglio. Allora, praticamente io cerco di tenerla così perché non penso che qualcuno abbia fatto un video su tutto quanto. Sì, la mia bilancia sta lì, come vedete. La mia ossessione del venerdì. Sì, ci sono anch'io, ciao! Allora, c'è scritto "Rubazione costante", abbiamo le 5 spazzoline, di cui ovviamente trattamento quotidiano, specifico per un'azione più intensa, insomma ce ne sono varie. Adesso vorrei aprirla senza fare danni alla scatola, quindi qui già aperto, qui andiamo un pochettino a staccare lo scotch. Ovviamente per chi lo ha e lo usa da tempo, commenti nel box informazione, mi raccomando. Qua dice che importante che è water resistant, quindi si può usare sotto la doccia praticamente. C'è una base d'appoggio per conservare il manipolo. Funzionamento a due batterie, sarebbero le batterie classiche, ragazze. Ed è pratica da portare anche con sé in viaggio. Sì, io sto leggendo da sola, come vedete qui. E appunto, anche per questo motivo qui io l'ho scelto. Perché voglio una cosa pratica, ragazze, non devo stare attenta a tante cose. E in commercio, devo essere sincera, non l'ho trovato, cioè da expert questi negozi qui non l'ho trovato. Lo scatolo è fighissimo, è nero, io amo le cose un po' scure. Si apre in questo modo, quindi con questa apertura un po' a box particolare, è molto carina, ragazze. Allora, abbiamo le due pile, la base d'appoggio,
La spazzolina che credo che sia per lo scrub, dopo andiamo a leggere insieme. Quella per il massaggio, quella per la crema, quella per la detersione quotidiana e quella, se non mi sbaglio, per la pelle un po' più ostica. Non vorrei sbagliarmi. Voglio andare a cercare le istruzioni se ci sono. Fin qui tutto ok. Allora, abbiamo apparecchio per il trattamento della pelle. Con le varie spiegazioni in tutte le lingue possibili e immaginabili, la garanzia di Metex e la pochettina bianca della bellissima, appunto. Vorrei cercare un attimo le istruzioni. Eccole qui, sì, perfetto, e le abbiamo. E qui dice che praticamente a seconda del tipo di pelle può essere effettuato ogni giorno o una o due volte a settimana. Rimuovere il make-up e si applica la spazzolina per la pulizia adatta al tipo di pelle 4 o 5. 4 o 5 quindi fa riferimento alla scatola. Un po' scomode queste istruzioni, devo essere sincera. 4 o 5, eccola qua. Ci sono qua, eccole qui, che sono numerate. E praticamente qua dice che la prima appunto è per le pelli normali e quindi sarebbe questa qui. La seconda è per le pelli delicate e ultrasensibili, quindi è questa qui che abbiamo detto prima. La terza, sì, la trovo. Piacevole e delicato massaggio per favorire l'applicazione e l'assorbimento dei prodotti cosmetici, quella per la crema, appunto. La 4 è per aiuto a rimuovere le cellule morte e a rinnovare e a stimolare il rinnovamento di cellule. E la 5, ah, eccola, massaggio mirato con azione energizzante. Per favorire la microcircolazione. Quindi questo qua non devo buttarlo perché come sennò io mi scordo tutto facilmente. E adesso andiamo al montaggio. Ciao ragazze! Sono un po' sciocca in questo video. Comunque sicuramente arriverà una review quando lo inizierò a utilizzare. Questo è più che altro uno spacchettamento. E abbiamo appunto questo manico. Pensavo fosse più leggero, invece è bello, bello pesantuccio con appunto 0 e 1, non ci sono più velocità. E abbiamo le varie spazzoline che sono queste qui, che sono, vendono anche, si vendono anche se non sbaglio. E credo sì, qua c'è scritto anche vicino. Abbiamo la scritta peeling, figa. Poi abbiamo appunto la sensitive che è morbidissima, ragazze. Cioè io che tengo la pelle di elefante, mi serve normal, appunto. Questa che è per le creme, che non so che ci sia scritto, infatti non c'è scritto niente, ragazze. E il lattice. Abbiamo questa qui da massaggio, che nemmeno c'è scritto niente, ma questi cosi sono di gomma, come vedete. Aspettate, quelli che vedete sono molto di gomma. Poi abbiamo la base d'appoggio che pensavo più robusta, forse questa è più leggera del manico, e le due pile che sono di una marca a me sconosciuta, non sono Duracell o altro, e sono le alcaline. Inserisco le pile, ragazze, altrimenti faccio un guaio e vi faccio vedere. Allora, ragazze, è stato un casino mettere le pile perché non si apriva. E alla fine con un po' più di forza ci sono riuscita. È importante dire una cosa che mi ero scordata di dire, che a differenza del Clarisonic, che il Clarisonic ruota praticamente, si è fatto così, ruota, scusatemi ragazze, questa non ruota, bensì vibra. Infatti volevo farvi vedere magari una prova pratica, se ci riesco magari.
È meglio. Allora, innanzitutto si mettono con estrema facilità, cioè così le mettete e così le togliete, quindi nessun particolare. Come vedete, no? Le setole sono fisse, non si girano. Siete voi che dovete girare praticamente, e questa vibrazione che non si regola fa sì che sulla vostra pelle abbia qualche beneficio. Fa sì che la vostra pelle, scusate, abbia qualche beneficio. Qui infatti dice di utilizzarlo praticamente su fronte, guance, collo, mento, naso, décolleté, praticamente, e si dice che praticamente se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, a partire da un mese, ovviamente bisogna togliere le pile, altrimenti si sa che va male. Poi c'è scritto che bisogna bagnare il viso, stendere un detergente e praticamente inumidire un po' la spazzolina che abbiamo scelto. E a quel punto lì far scorrere la spazzolina sulle diverse zone 20 secondi sulla fronte, però ecco, non ha un bip, quindi voi non vi accorgete di quanto tempo passi. Però solitamente un minuto, non vorrei sbagliare. Comunque sono 20 secondi sulla fronte, si vede, sì, 20 secondi sul naso e mento, e stiamo già a 40 secondi. E il mio cane che vuole uscire, 10 secondi su ciascuna guancia e 20 secondi sul collo e il décolleté. Poi dice sciacquare con acqua fresca tiepida e tamponare il viso. E per ogni cosa abbiamo il tempo, tipo l'esfoliazione, insomma un bel po' di cose. E poi abbiamo scritto qua un po' come asciugare con un panno morbido, bisogna lavarlo con un sapone neutro, insomma le varie cose. Per aiutarlo a durare nel tempo, come anche per esempio non usare detergenti abrasivi, sostanze chimiche per la pulizia e l'apparecchio. E quindi io con questo posso anche salutarvi, perché adesso non penso di farvi una recensione, voglio prima testarlo un po', quindi sicuramente vedete una recensione e vedremo un po' cosa ne penso e quale effetto ha fatto su di me. E con questo è tutto, io vi lascio con questa visuale, ragazze. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!